Ed eccoci qua, Badola, bentornati. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera in base a quando guarderete voi questo video. Oggi siamo su Mini Airways, un titolo Steam in demo e quindi è un gioco curioso, un po' particolare, quindi volevo provarlo con voi. Dunque, siamo pronti per cominciare, ma come ogni volta, prima di tutto, sigla. Ed eccoci, quindi siamo pronti, siamo appunto su Mini Airways. Qual è lo scopo del gioco? È portare a destinazione vari aerei che arriveranno nel nostro aeroporto, quindi un gestionale di aeroporti, faremo decollare, atterrare, molto stilizzato, quindi insomma vediamo com'è. I comandi sono pochissimi in realtà, nella demo c'è soltanto, come vedete, Londra, però poi nel gioco finale ci saranno, avete visto, c'ho 9 di best. Ci sono 9 volte bestia perché ho fatto 9 aerei, ma ho provato prima, insomma, per capire un po' com'era il gioco. Tokyo, Shanghai, Dalì, Beijing, Washington, New York, Chengdu, Vancouver, Zurigo e San Francisco. Questo poi nel titolo definitivo. Quindi siamo pronti per cominciare su Londra. Reply il tutorial, direi di no. Ok, molto molto bene. Aereo da far partire, lo posizioniamo qui. Clear for takeoff. Quindi lui parte, e una volta partito, come vedete qui, appunto, dobbiamo farlo andare verso la sua destinazione. Questo invece lo spostiamo e questo lo facciamo decollare da qui, visto che deve andare dall'altra parte. Questo lo facciamo andare. Uè, questo lo facciamo girare di qua. Cazzarola, abbiamo perso subito? Quasi. Ok. Vediamo se questo atterra così. Sì, atterra. Questo lo facciamo girare. No, 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 di qua. Ok, possiamo anche accelerare il tempo, ovviamente. Vediamo questo aereo quanto ci mette a tornare. È un attimo, capito? Ma stiamo andando di là, stai tranquillo. Ok, quindi lui gira. Intanto qui questo sta atterrando, quindi ora facciamo decollare questo. Come vedete la mappa si allarga e non posso zoomare, quindi è lui che si allarga in automatico man mano che diventa più disponibile, man mano che si complica un po' la vita del gioco. Questi adesso si bocciano. Guarda, guarda che bocciano e perdiamo subito. Eccolo lì, abbiamo perso. Va bene, signore, questa è stata la prova. Era la prova, adesso giochiamo seriamente. Se questo video vi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, like al video, campanella per rimanere aggiornati sulle prossime tragedie in cielo. Ecco, mi ha messo il puntino dopo, sto maledetto e devo andare di là. Quindi dovrà fare il giro del mondo adesso questo qui. Questo lo spostiamo qui sotto. Questo adesso lo facciamo girare. Questo lo mandiamo qui. Ok, questo lo facciamo atterrare, questo lo spostiamo di qua. Molto bene, questo lo mandiamo al suo posto qui. Quello sta atterrando, molto bene. Ora gli diamo un po' di spazio di manovra e poi gli diciamo atterra. Tanto lui ci metterà un po'. Questo lo facciamo partire prima. Se Dio vuole ce la facciamo, se no abbiamo perso di nuovo. Scherzo ovviamente, scherzo, non perdiamo. Lui qui lo mandiamo qui. Ok, si può anche accelerare il tempo, come vedete da questi comandi qua in alto. Top, possiamo mettere un po' più veloce. Panico. Ah no, va bene. Possiamo ancora andare. Questo lo facciamo atterrare subito. Abbiamo poi un aereo da far decollare, lo mettiamo qui in mezzo, tra una manovra e l'altra. Ok, ci hanno aggiunto un punto rosa perché adesso, come vedete, c'è un altro aereo che deve andare verso la sua destinazione rosa, ma deve a questo punto decollare dall'altra parte in modo da essere più comodi di là. Nel frattempo si sta avvicinando un altro aereo, eccolo qui, che deve venire a romperci le scatole. Questo decolla, questo lo spostiamo in qua. Ok, il rosa lo mandiamo al suo posto, questo lo facciamo decollare e questo adesso lo facciamo tornare indietro per poi approcciare all'aeroporto. Ehi, oh, vai piano.
Ovviamente non riesce perché è troppo vicino. Lo facciamo allontanare un po' e poi lo. Ok, perfetto. Ui, tu devi andare qua. Perfetto, questo lo spostiamo qui giù. Ah, oh, possiamo scegliere un upgrade. Allora, exit. Allow later aircraft in the queue to take off in advance. Ah, ok, quindi porta la coda dei decolli in ritardo e diciamo li fa. Non ho capito. E aircraft, ecco, questo qua, gli aerei girano più in modo più stretto. La waiting area invece ci sono più. No, questo no. Expedite, ok. Quindi questo lo mettiamo. Dai, non così. Qui. Il rosa deve partire. Parti veloce, veloce. Ok, ora se Dio vuole riusciamo a far decollare anche questo. Questo lo giriamo in qua. Questo lo mettiamo qui che decolla. Ok, e anche questo lo mettiamo al culo che decolla subito se ce la fa. Se ce la fa. Questo lo facciamo atterrare tranquillamente. Il rosso lo facciamo andare in qua. E l'arancione di qua così si allontanano un attimo e poi l'arancione lo mandiamo a destinazione. Il rosso pure. Qui c'è un giallo che possiamo far partire easy. Ok, possiamo anche accelerare per un attimo. Ok, molto bene. Il giallo lo buttiamo sotto. Lui sta atterrando. Come vedete, continua ad allargarsi la mappa. E questo non è un buon presagio, nel senso che diventerà sempre più complesso. Per fortuna, quando arrivano lì, poi se ne vanno. Questo noi potremmo farlo atterrare. Vabbè, facciamolo venire in qua. Questo lo facciamo andare in là. Acceleriamo. C'è un po' di calma, facciamo decollare il verde da qui. Rallentiamo un attimo, signori. Quindi qui. Ora questo lo facciamo atterrare e questo anche. E nel frattempo facciamo anche decollare il giallo. E è difficile tenere sotto controllo quelli sotto, perché quelli sotto è sempre un po' un casino. Ok, possiamo accelerare un po'. Il giallo lo buttiamo qui. Arrivato questo, facciamo decollare il giallo subito. Molto bene. E anche lui al suo punto. Questo lo facciamo atterrare in questo senso, tanto ci siamo. Upgrade airspace, increase the size of airspace, provide more room for aircraft. Quindi più spazio per gli aerei, ovviamente. Gli aerei girano più velocemente. Questo invece, hold waypoints. Cosa vuol dire? Gli aerei automaticamente gireranno attorno a questo waypoint quando vengono diretti verso di esso. Quindi, ragionando, se noi lo mettessimo vicino a, per esempio, diciamo, in una zona. Vi faccio vedere. Allora, ok. Se noi. Vai, va avanti, sì. Sì, ho capito. Allora, se io, per esempio, lo metto qui sotto, quando mando gli aerei fino lì, loro girano e quindi poi sono dritti per poter atterrare. Quindi io lo piazzo esattamente qua. Ecco, proprio dove c'è il simbolo verde. Così quando l'aereo arriva lì, poi mi si inchiuma del tutto. Allora, ok. Proviamo a mandarlo qua, vediamo cosa succede. Il rosa lo mandiamo qui. Il verde lo facciamo girare. Ok, come vedete lui adesso appunto gira. Vedete che gira attorno al punto. E da qui noi lo facciamo poi atterrare, mentre questo lo mandiamo appunto qua. Dovremmo esserci. Il blu può decollare. Il giallo lo mandiamo via. Perfetto. Questo lo mandiamo in qua. Acceleriamo un pochettino. Il blu lassù, grazie. E questo lo facciamo atterrare.
Ok, perfetto, sta arrivando un altro aereo, però ci siamo abbastanza. Allora, ecco, per esempio, questo adesso lo mandiamo qui, così lui gira e perde un po' di tempo. L'arancione lo possiamo... Ah no, devo prima far decollare per forza il giallo. Dai, muoviti allora, a toglierti dalla pista, per favore, grazie. Ok, perfetto, quindi uno qui e lui parte. Quindi possiamo usare quel punto come smistamento poi verso l'aeroporto. L'arancione è qui, giallo qui. Ok. Il blu invece da questa parte, proprio perché deve andare in là per forza. No, no, vabbè, ma ragazzi, ma abbiamo sbagliato. Ma non ci credo. Vabbè, niente, abbiamo capito. Ok, quindi ci siamo quasi. Ora, ultima partita, vediamo. Se ricomincia, London City, rosa, e lo facciamo partire di qua. Andiamo veloce. Dai, a velocità massima, vediamo in quanto tempo sbagliamo. Ok. Ok. Il verde via. Questo lo spostiamo, così facciamo decollare questo. Merda. No! E questo è arrivato qua sotto, ci ha fregato così, ma è incredibile. Vabbè, ri ricominciamo. Ah no, aspettate, volevo fare una cosa. Clock off, cosa vuol dire? Ah no, niente, ok. Dal menu, se io faccio play, mi diceva appunto Londra. Ah no, scusate, single runway. Purtroppo c'è soltanto il singolo in questo momento. Pensavo ci fossero più piste anche da poter gestire. Va bene, gioco molto molto easy, però potrebbe essere interessante. Mi sembrava interessante da potervelo portare a vedere perché gli appassionati di questo bicchiere, che cosa interna? Cosa interno lordo. Poteva essere appunto interessante farvelo vedere per chi eventualmente è interessato a titoli come questo. Ok, molto molto bene. Nel frattempo quello vola. Ok, arriviamo. Perfetto. Se ce la fa a togliersi dalle scatole così. Questo lo facciamo atterrare qui. Questo lo facciamo girare qui sotto nel frattempo. Ok, perfetto, ci siamo. Nel frattempo deve decollare un blu e un arancione, quindi tutti e due di là. Però non so se riusciamo. Vediamo adesso, eh. No, non posso ancora. Lui lo portiamo giù di qua. Che è successo qui? Ah, c'è uno in coda, cavolo. E non posso, non posso. Troppi aerei in coda, troppi aerei in coda. Devo per forza buttarli fuori così. Allora, il blu gira qua sotto. L'arancione anche. Allora. Questa volta facciamo, ok, questo, 1, 2, 3, che non ce la fa, ok, merda, rosa, che è successo? No, la coda, ma non ci voglio credere, è un casino ragazzi, è un casino, sembra facile, ma è veramente un casino. Ok. Vabbè, avevamo anche il tempo accelerato, però cambia veramente di poco, eppure già soltanto quello ci porta a fare errori incredibili.
Ok, ci siamo. 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 Ok. Ok. Se si leva quello, parte questo. No. Dobbiamo per forza fare così. Ok, non ce la fa, ovviamente. Neanche. Allora, we follow the direction of the arrow. No. Exit. No. Airspace. Ok. Ampliamo un po' la mappa. Fly heading 040. Mamma mia. Fly heading 205. Ok. Fly heading 020. We are unable. Angle too steep. Fly heading 130. Ci stiamo incasinando la vita. Eccolo, eccolo che boccia. E lo sapevo, io lo sapevo. Signori, spazio di manovra zero. Ultimissima partita. Ultimissima partita. Mi raccomando, like al canale. Like al video, no al canale, come cazzo parlo. Iscrivetevi al canale. Campanella. Di tutto e di più. Una nuova puntata di disastri ad alta quota. Dai, ma sì, ma... Ok. Ok. Vai, dai, che ce la facciamo. Vai, perfetto. Dai, levati. Bravo. Ok, perfetto. Nel frattempo decolliamo qui. E anche qui. Questo dovrà fare per forza di cose un altro giro. Ok, dovremmo quasi esserci. Facciamo decollare questo. Waiting area più lunga. Ok, perfetto. Ce la facciamo anche con l'arancione. Questo a terra diretto. Ok, perfetto. Il rosa ce la facciamo tranquilli. Molto bene. Una volta che in aria lo direzioniamo. Qui c'è un rosso che adesso facciamo partire di qua. Quindi da sinistra verso destra. Appena si leva questo. Dai, bravo. Tu ce la fai qui così. Anche tu ce la fai ancora. Molto bene. Perfetto, signori. Stiamo andando alla grande. C'è un altro rosa. Che adesso aspettiamo che si levi quello dai mezzo alle scatole. Questo viene giù di qua, altrimenti si scontrano. Ok, e poi così. Questo lo facciamo... Ehi. Ok. Ok. E ok. Ok.
Via subito. Perfetto, e poi così. Molto bene, tu vieni sotto. Mettiamo un attimo più piano perché mi stavo incasinando la vita. Ok, quindi tu adesso puoi atterrare qua. Tu decolli da qui. E tu decolli poi da qui. Se mi scappa il mouse abbiamo perso. Ok? Tu vieni giù di qua. Ok, tu vieni qua. Ok, perfetto. Abbiamo un giallo che dovrebbe partire, spero, se ce la fa. Ok, via. Lui dovrebbe farcela adesso e anche tu. Facciamo partire il verde. Molto bene, il verde subito sotto. Poi facciamo partire l'azzurro, adesso che si leva quello. Ok. Quindi tu vieni qui. Tu passa di qua. Il blu qui. Il rosso qui. Ok, mamma mia. Allora, diamoci più spazio. Ok, il rosso qui. Lui non ce la fa ovviamente. Il rosa decolla da qui. Il giallo anche. Quindi il rosa qua sotto. Il giallo lassù. Lui gira, questo lo facciamo atterrare. Mi sto incasinando un attimo. Quindi il blu qui, questo qui. Questi mi sa che sono troppo vicini. Ora sì, un attimo. Il blu subito. Perché ci si sta incasinando la vita con... Orca. Dobbiamo far partire per forza subito qualcuno. Via, 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 via. Subito, dai, dai. Facciamo partire anche questo blu. Liberiamo un po' la coda. Il verde qua in alto. Il blu. Ok, quindi il verde a destinazione. Un altro verde qui. Mamma mia, diventa complicato. 41 aerei abbiamo gestito fino adesso, eh. Facciamo partire anche questo. Ok, via. Lui anche. Anzi no, tu vieni dritto. Ok. Tu vieni su di qua. Tu vai qui. Tu vai su, il rosso, via. Ok, rosso, via, ok. Navigation waypoint, no, expedite, ok. Ci siamo quasi. Dovremmo aver quasi risolto un po' la situazione critica. Ok, perfetto, tu vieni qua, tu scendi giù. Ok. Lui si prepara, lui non ce la fa ancora. Il rosa, lo mettiamo qui. Merdaccia. Anche il verde.
Ok, stiamo rischiando un botto qua. Ok, questo deve tornare giù. Lui non ce la fa. Lui adesso così ce la fa. Lui viene giù. Facciamo partire un verde e un giallo se riusciamo. Ok, via. Tu vieni giù di qua, tu di qua e tu di qua. Lui va lì, pericolosissimo, signori. Ora tu di qua ce la fai, perfetto. Acceleriamo un attimo. Oh, porca merda. No, abbiamo perso. Ah, ci ha fregato, non l'ho visto arrivare sotto. Va bene, signori, questo era, torniamo al menu principale, questo era Mini Airways. Se vi è piaciuto, vi ricordo che sarà disponibile su Steam. Al momento c'è questa demo da provare, secondo me, così capite se vi può interessare. C'è un level editor. Ah, addirittura, ragazzi, possiamo creare Ah, niente, possiamo addirittura andare a prendere le cose che abbiamo sul nostro computer per creare la nostra mappa, il nostro aeroporto. Detto questo, per l'ultima volta vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!